Dino Campiotti con noi questa serata particolarissima. Ilaios Novara Ticino contribuiscono a dei progetti di solidarietà sul territorio novarese. Don Dino, ci parli del nostro territorio, del suo lavoro? Ma credo che il nostro territorio sia simile a molti altri oggi in Italia, territori che rivelano una disoccupazione giovanile preoccupante, anzi più che preoccupante. E allora da tempo stiamo pensando, attraverso sinergie diverse, di aiutare dei giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, tenendo conto che non basta la buona volontà di chi offre delle borse lavoro, ma è necessario anche che ci sia la disponibilità di imprenditori ad accogliere giovani che vogliono cominciare ad essere protagonisti della propria vita proprio attraverso il lavoro. Quindi questa serata ci mette nella condizione di poter attivare altre borse di lavoro per dei giovani novaresi, in maniera da continuare quello che è un'avventura di solidarietà iniziata ormai da diversi mesi, che vede protagonisti non soltanto ovviamente la diocesi o la Caritas, ma soprattutto imprenditori attenti e aperti ai problemi giovanili. Vede interessata l'associazione di industriali novaresi e soprattutto anche gli assessorati alle politiche giovanili, vuoi della provincia, vuoi del comune. Noi ci auguriamo che queste iniziative, che sono modeste se vogliamo dal punto di vista della quantità, diventino significative ed emblematiche sul piano della qualità, dello stimolo, della sensibilizzazione, della implementazione anche del tasso di solidarietà tra le varie realtà che oggi costituiscono il tessuto sociale del territorio.